Ciao ragazzi, anche oggi spacchettiamo qualcosa, ma prima drinketto come al solito. Scegliamo ancora Insule, direi, che fa sempre bene, mi ricorda al mare, qui a Milano piove, quindi andiamo un po' in Sicilia che magari c'è il sole. Herbal Tonic di Limestone, è neutra, le erbe sono diciamo leggere, quindi non vanno molto ad attaccare il mio gin. Inizierei così, freschissimo. Salute intanto. Ok, mi sono rinfrescato, possiamo partire. Un paio di settimane che arrivano l'Ego da Beefeater. Sono arrivati ben due, quindi grazie mille ragazzi. Questi poi li montiamo, li mettiamo di fianco a qualche foto. Dopodiché sono passato da carico dal mio amico Don Carella. E chi vuole capire, capisca, altrimenti vi faccio vedere qua. Coke, can or kegs. Guardate queste splendide lattine, questa sera direi che mi faccio già un drinketto con loro. Abbiamo gin tonic, negroni, paloma, pronti da bere, quindi grazie mille Dom. E se volete bere un drinketto passate da carico a trovarlo a Milano, via Savona 1, perché sono spaziali. Dopodiché, scatoletta. Abbiamo dei nuovi prodotti che sono appena arrivati da Rival Drink, e-commerce che presumo conosciate già, ma se non lo conoscete andate a visitarlo. Ci spostiamo a Monte Carlo, le cose si fanno preziose. Distilleria de Monaco, abbiamo loro gin, anche questo lo proverò nei prossimi giorni. Dopodiché, per cambiare un attimo stile, anche l'Orangerie. Io penso che sia come un limoncello, ma all'arancia. Assaggiamo anche questo, magari facciamo un drinketto col gin. E Carruba, un altro liquore che mi intriga molto provare. Quindi grazie ragazzi, bottiglie molto belle tra l'altro. Un saluto anche a Just Gin e i ragazzi della Gintoniera di Biella, dove abbiamo fatto uno splendido evento. Speriamo di poter tornarci a farne ancora. Nel frattempo, salute ragazzi.